Catherine Spack, ecco a chi spetta l'enorme eredità. Catherine Spack, scomparsa all'età di 77 anni, lascia in eredità un patrimonio immenso. A chi spetta l'ingente fortuna accumulata dall'attrice in tutta la sua carriera? Ecco tutti gli aggiornamenti appena emersi sulla vicenda. La morte di Catherine Spack ha lasciato un grande vuoto. L'attrice e conduttrice televisiva si è spenta all'età di 77 anni, il 17 aprile 2022. Da tempo stava combattendo contro una malattia, e si è saputo che in questi ultimi anni è stata colpita più volte da emorragie cerebrali. L'ultima in ordine di tempo la colpì nel 2021, e da allora per lei nulla è più stato lo stesso. Come ha raccontato la sorella, nell'ultimo periodo Catherine aveva un lato del corpo paralizzato, faticava anche a parlare, e aveva problemi alla vista. Ora, a distanza di qualche giorno dal suo decesso, in molti si stanno chiedendo a chi andrà la sua eredità. Il suo patrimonio è immenso, accumulato nei tanti anni di carriera. Era diventata famosa negli anni 70 come attrice. Ricordiamo il suo debutto al cinema nel film Il buco quando aveva solo 14 anni. Poi tante pellicole celebri come Il sorpasso, L'armata Brancaleone o Adulterio all'italiana, tanto per citarne alcuni. Ma Catherine Spack ha avuto grande successo anche nella musica e come conduttrice TV. In molti ancora se la ricordano alla conduzione di Harem, programma cult di Rai 3, negli 80 e 90, e che la Spack ha condotto per ben 15 edizioni. Dopo anni di carriera in TV, aveva aperto un resort sulle colline romane. Un'attività fiorente, che ha contribuito ad aumentare il suo già ingente patrimonio. Ebbene, ora la sua eredità andrà ai due figli, Sabrina Capucci e Gabriele Guidi. Quest'ultimo è il figlio che la Spack ha avuto da Johnny Dorelli, con cui è stata sposata dal 1972 al 1979. Sabrina, invece, è nata dal primo matrimonio. Un rapporto difficile quello con la primogenita, recuperato solo in questo ultimo periodo, come ha rivelato la sorella della Spack, in una recente intervista. Catherine Spack ha avuto una vita sentimentale movimentata, visto che si è sposata ben 4 volte. Dopo Fabrizio Capucci e Johnny Dorelli, l'attrice, dal 1993 al 2010, fu legata all'architetto Daniel Ray. L'ultimo matrimonio, il quarto, con Vladimiro Tuselli, durato dal 2013 al 2020. Insomma, ben 4 matrimoni alle spalle. La prima volta per l'appunto, con il padre della primogenita Sabrina, Fabrizio Capucci. Erano gli anni 70, e i due si incontrano sul set del film La voglia matta. La storia naufragò ben presto, e la figlia Sabrina rimase a vivere con il padre e i nonni paterni, per decisione del giudice. Madre e figlia non si sono più frequentate per 40 anni, e solo poco prima della morte dell'attrice, madre e figlia sono riuscite a recuperare un rapporto. Lo ha rivelato Agnes Spack, sorella della compianta Catherine, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Qui la signora Agnes ha anche dichiarato come gli ultimi mesi siano stati particolarmente difficili e dolorosi per la sorella. Ha poi spiegato di esserle sempre stata accanto, sia quando scoppiò la pandemia, sia quando l'attrice fu colpita dall'ultimo ictus, nel luglio del 2021. Da allora un lungo calvario, sino ad arrivare al tragico epilogo proprio nel giorno di Pasqua. Ora, dopo la sua morte, si apre il capitolo eredità. Salvo sorprese, come accennato, saranno i due figli, Sabrina e Gabriele, a spartirsi l'ingente patrimonio. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.